Change your heart. Look around you. In sostanza una volante verso le 5 del mattino è entrata in contatto con questo ragazzo. Dopo mezz'ora il ragazzo ha smesso di respirare, il suo cuore ha smesso di battere, soltanto dopo 5 ore è stata avvertita la famiglia. No, cioè proprio non... Ho aperto questo blog proprio per fare luce su questo caso, perché non posso tollerare oltre a questa incertezza continua, non si risolve la cosa, ma non posso tollerare che venga gettato fango su di lui. Sarebbe davvero come ucciderlo due volte. Lui non era un tossico né un delinquente, e comunque anche se lo fosse stato non meritava certo le condizioni in cui l'abbiamo poi visto. Io l'ho visto purtroppo solo nella bara, e le giuro, quando l'ho trovato non lo riconoscevo, tanto che mi scusi, non c'è problema, da tanto che era ridotto male. La polizia non ci ha più considerato, cioè io li ho cercati 5 ore quella mattina, sono venuti ad avvisarmi solo quando il suo corpo era stato già portato via dal posto per essere trasportato all'obitorio. Si sono fatti vivi con me quella volta, e poi più, non ho più sentito niente, nessun contatto, cioè un silenzio assoluto per tutto questo tempo. Ho aperto il blog per questo, perché non è possibile un silenzio così, nulla si muove, sembra che la cosa sia insabbiata completamente. No, io voglio che venga fatta giustizia e che tutti sappiano quello che è successo. Cioè, un evento del genere deve essere conosciuto da tutti. Ho detto che loro avevano trovato su una panchina morto per uno schioppone, sono cambiate le versioni e ancora c'è da stabilire se è morto veramente ammanettato o meno. Quello che vogliamo fare in quanto comitato, cioè cercare di capire qual è la verità. Sarebbe giusto, più che altro proprio sai, perché voglio sapere per quale motivo ho dovuto seppellire un mio amico, semplicemente per quello. Io sono Andrea Boldrini, portavoce del Comitato Verità per Aldro. Io sono Matteo Parmezzani. Io Paolo Burini. Federico ha finito di lavorare come portapiste
è arrivato nel parchetto dove ci troviamo. Siamo partiti per Bologna e lui si è fermato un attimo a casa, che erano le 11, perché aveva rotto le scarpe quella sera e quindi se le è cambiate. Siamo arrivati a Bologna, che era mezzanotte, la mezza, al Link, che è un centro sociale. Abbiamo passato la nostra serata lì, che c'era un concerto reggae, una festa, una serata tranquilla. Quando l'ho incontrato mi ha detto che aveva assunto due francobolli di LSD, però è proprio in evidente stato di tranquillità. Alle 4 abbiamo deciso di tornare verso Ferrara e lui in macchina si è persino addormentato. Siamo tornati, lui stava bene, abbiamo chiesto se voleva che lo lasciassimo a casa, mentre ha preferito tornare a piedi. Dunque abbiamo ripreso le macchine, siamo partiti ognuno per casa sua ed è stata lì l'ultima volta che ho visto Federico, che si avviava a piedi tranquillamente, senza barcollare né niente. Sembrava stesse bene. A mezzogiorno sono stato svegliato dalla questura di Ferrara, che mi intimava a recarmi presso i loro uffici. Ho chiesto come era morto e loro mi hanno detto che aveva avuto uno schioppone, e io ho chiesto anche in termini tecnici che cos'era uno schioppone, e mi hanno detto: oh, ma così l'abbiamo trovato là su una panchina. Lacrime, ho abbandonato la questura e non ho più saputo niente, a parte la stampa locale avrà curato il caso per 3 giorni. Dopo è caduto nel dimenticatoio, non ho più saputo niente fino a quando Patrizia Moretti, la madre di Federico, ha deciso di aprire un blog. The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. Per noi amici e parenti è impossibile riconoscerlo nel ritratto che mi è stato dato, come ho detto prima, tra stampa e passaparola. Ma neanche proprio come persona violenta o aggressiva o con atteggiamenti di autolesionismo, perché non ne ha mai avuti, noi lo conosciamo da anni molto molto bene e sappiamo che non si è mai verificato nulla di simile, ma neanche proprio nulla di vagamente simile. Lui era una persona sportiva, era a suo modo un salutista, è sì vero che aveva fatto uso di sostanze, ma non era mai stato tossicodipendente. La realtà è tutto un altro aspetto a quello che è stato divulgato in un primo momento, ma che anche tuttora sembra aver convinto una parte della cittadinanza. Questa, come ti dicevo, è la stanza di Federico. Qui c'è la sua scrivania, il posto dove trascorreva molte ore. C'è il suo zaino, così come l'aveva lasciato, e gran parte dei suoi dischi. L'unica cosa diversa che c'è adesso è la sua fotografia, che prima ovviamente non c'era. Runs to the mirror, the bruises inflicted. Praticamente lui si era iscritto nel corso di quest'anno al Torione per ascoltare musica, era il suo interesse principale, mi hanno detto i ragazzi, i suoi amici, che avevano pensato anche di costituire una piccola band musicale. Voleva fare il batterista, cosa che non so cosa c'entrasse, perché comunque lui non sapeva suonare la batteria, sapeva suonare il clarinetto, che lo faceva anche molto bene. Questo è il suo letto.
ancora le stesse lenzuola, non le ho ancora cambiate, anche se confesso ci vengo spesso io a dormire qua di pomeriggio, sai, di pisolini pomeridiani. Poi un'altra cosa che per lui era importante, guarda, è sarà. Sono tutti i suoi libri di carattere, so che ce ne sono altri in giro. Nel carattere stesso c'è una filosofia che comunque a lui aveva sposato, ed è quella del controllo, dell'equilibrio, del, e sicuramente del rifiuto della violenza. Stava crescendo, penso che avesse un futuro splendido davanti. What did they say? History lined up in a flash of them. Il 20 gennaio sono passati già quasi 4 mesi dalla morte di Federico. Da quel momento la cosa più importante che è successa è stato il clamore suscitato dal blog. Fino a quel momento c'era un silenzio totale su questa vicenda, che è talmente grave di per sé che era impossibile, cioè da parte mia non riuscivo a credere che nessuno se ne interessasse o che se ne parlasse in qualche modo. C'era un silenzio totale che era opprimente davvero, era come se Federico anche in questo volesse essere sepolto definitivamente senza commenti. Non potevo permetterlo e ho messo il mio pensiero su un blog. Cerchiamo delle persone che ci raccontino cosa è accaduto quella sera. Direi che la cosa più importante di domenica è stato comunque il sit-in in piazza, che era la prima manifestazione organizzata dal Comitato Verità Peraltro, che si è costituito autonomamente da parte degli amici di Federico e poi da tanti altri ragazzi e anche tanti genitori e adulti che sono interessati come me a conoscere la verità e il contesto in cui tutto questo è avvenuto. Il problema che abbiamo affrontato fino a pochi giorni fa è proprio quello del silenzio su questa storia. Se qualcuno ha sbagliato, forse non ha diritto di vestire una divisa, e penso che sia anche nell'interesse di chi amministra queste istituzioni, chi le gestisce o chi ne è responsabile, far venire fuori la verità nuda e cruda, così com'è. Inutile che si pensi o si dica che io ce l'ho con la polizia in generale. Penso che se loro non chiariscono episodi di questo genere al 100%, siano loro stessi a far venire dei dubbi alla gente sulla chiarezza e la trasparenza di questa operazione. L'avvocato mi ha detto: nel caso in cui la polizia o insomma le forze dell'ordine riscontrino una persona che è in stato di agitazione per qualche motivo, non possono proprio toccarlo, devono chiamare l'ambulanza e aspettare che arrivi. E solo insieme all'ambulanza, al medico, allora possono intervenire in accordo con loro seguendo procedure stabilite. Così. Questo non è successo. Sono state sentite le persone del 118 che sono intervenute quella sera, anzi quella mattina, sono state sentite solo dai miei legali nell'ambito delle indagini investigative che stanno facendo. Fino a pochissimi giorni fa, che io sappia, nessuno li aveva manco sentiti, né il PM né la polizia stessa, che paradossalmente sta svolgendo le indagini. E comunque queste dichiarazioni esistono, sono documentate e depositate, perché sono depositate anche sul tavolo del giudice da ieri, che è il giorno in cui ho depositato una denuncia per accertare i fatti di quell'alba. E c'è stata un'interrogazione parlamentare, fra l'altro trasmessa in diretta dalla RAI, il Question Time al Parlamento, in cui l'onorevole Titi De Simone ha posto la domanda, l'interrogazione, nei termini più semplici e corretti possibili. Insomma, queste dichiarazioni e la risposta del ministro sono già state chiarite, già attualmente, cioè non ci ha detto niente di nuovo di fatto il ministro. Le cose che ha detto sono già superate, quello che ci stavano dicendo in quel momento non era niente di esaustivo, assolutamente. C'è una cosa interessante, fra virgolette, che però ci ha detto il ministro. Io sapevo che il manganello rotto era uno, lui ci ha detto che erano due.
Poi ha detto delle altre cose, che la morte di Federico, ha detto delle cose sbagliate, insomma, che la morte di Federico è delle 6.35, invece non è così. Alle 6.35 il medico del 118 ha smesso gli interventi di rianimazione, perché comunque ha dichiarato che quando sono arrivati, mi sembra alle 6.05 o non so, Federico aveva già più battiti, non c'era neanche più niente da defibrillare, non potevano fare niente. Quando sono arrivati con l'ambulanza, lui era ancora a terra ammanettato con la faccia in giù. Quindi le persone che erano con lui prima non hanno assolutamente, perlomeno, tentato di aiutarlo in nessun modo. Non gli hanno certo tolto le manette, non hanno. Quando lui ha smesso di respirare e probabilmente il suo cuore ha smesso di battere, non hanno tentato neanche niente per aiutarlo. Cioè, manco fosse un gatto investito dalla macchina. Questo non può succedere di nuovo. Perciò questo è terribile, ma non dovrà succedere mai più. Per questo ribadisco, quelle persone che c'erano lì in quel momento mi diranno, ci sarà chi dimostrerà esattamente cosa è successo, però sicuramente loro non hanno fatto niente per aiutare una persona che in quel momento aveva bisogno. Ma chiunque fosse, anche se dicevano è un albanese o è un tossico, chiunque fosse, non si può trattare così una persona. Non si fa. Morivo e mi chiedeva lei cosa prova, e io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo, e poi pensavo, sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta, cosa dirò, come farò.